Ci abbiamo già provato in passato. Anche noi in passato abbiamo messo dei soldi per l'integrazione, per la ristrutturazione, poi li distruggono punto a capo, quindi è inutile per purtroppo sono soldi sbattuti ecco. Via. Ci abbiamo provato pure noi. Sono soldi sbattuti via. Scusa, appunto, io provo a fare una cosa, se mi va male ne prendo atto e non ne spendo più di soldi. Ma la vostra campagna a Roma sarà fatta solo sui campioni? No. Pulizia, metropolitana, trasporti, traffico, viabilità, case popolari. Però si comincia dai rom. Beh, diciamo che comincio da dove mi arrivano più segnalazioni dei cittadini, quindi la sicurezza viene prima di tutto. Questa cosa della scusa, presidente Corsabienza, chiede un attimino un colloquio di Matteo con una persona qua. Se fa la cortesia. Non occorre uno scienziato per capire che i rom più che roba usata vendono roba rubata, quindi legalizzarli mi sembra un insulto nei confronti dei commercianti normali. Cioè, ma quindi anche i ragazzi c'è paura di uscire. Perseveranza è deserta. La sera, Perseveranza, dopo 10:30, è deserta, completamente deserta. I ragazzi non ci sono più, ma non possono uscire, te lo posso assicurare. Non è che non vogliono, non possono. Ci stanno negando di uscire, ci stanno negando l'esistenza qui a Perseveranza. Ma come in tutta Roma, come in tutte le periferie. Troviamo una soluzione perché qui non si può vivere, in questa Tor Sapienza, Roma e in Italia non si può più vivere. Non se ne può più, Matteo, tutti via devono andare. Ragazzi, io Roma. Voglio vincere per cambiare Roma, non voglio perdere. L'importante non è partecipare. Pure, Matteo, sei tu il leader. Ne ci porto io dai zingari. Andiamo, ti devo far vedere alcune cose. No, dimmi, poi allora, io faccio tutti, quello che mi dicono prima loro. Prima tutti i zingari, qui se ne arrivano di sotto ogni volta che piove, bloccano le strade. Terzo, quella tangenziale da via Longoni devono fare 200 metri di strada per farne un po' passare tutti i cazzo dei mezzi qui, tutti i camion passano qua. Devono fare 200 metri e non l'hanno fatto. Le va tutte le mignotte che stanno qui con i trans. Sì, me l'hanno detto. Allora, vado a vedere se ci riusciamo il campo, così almeno mi faccio un'idea di che cosa c'è davvero. Oh, si entra da là? Sì. Io non sono qua per parlare di centrodestra, io sono qua perché mi hanno chiamato i cittadini di Tor Sapienza, non è possibile che ci siano roghi tossici dalla mattina alla sera, che ci sia gente che ha rubato 3,5 km di cavi di rame in ferrovia. Qua è tutto abusivo? No, è abusivo, tutti i residenti, tutto regolare mi sembra una parola con la container, vedi? Norma non vedo nulla, pure dagli impianti elettrici all'immondizia. Magari ci sono interessi che coincidono, se vogliono vivere nella legalità, io sono qua per questo, qua c'è tutto fuori legalità. Capire se c'è qualcuno che è regolare che ha dei diritti e aiutarlo, e tutti quelli che regolari non sono, che campano di furti, di scippi, di accattonaggio e che usano i bambini, evidentemente nessuna tolleranza da questo punto di vista, anche perché qua sono stati spesi parecchi soldi. Lascio giudicare a voi come sono finiti i soldi spesi. In che senso sono stati spesi? In passato furono spesi tanti soldi qua, perché qua era tutto nuovo. Guardate come è conciato oggi, qualcuno ci ha mangiato. Vabbè, io posso dirvi quello che ho detto ai cittadini 500 metri più in là, perché non cambio idea a seconda dei 500 metri. Ringrazio per l'accoglienza assolutamente positiva e dignitosa, però in una città normale una realtà come questa non esiste. I cittadini italiani che hanno un diritto, hanno un lavoro e sono persone per bene, fanno come tutti gli altri cittadini italiani che ci sono 500 metri più in là, quindi la casa la comprano, l'affittano, fanno il mutuo, lavorano come tutti gli altri. Chi non è regolare non ha nessun diritto da parte mia di stare né da qua né altrove. Vieni, Davide, vieni. Punto. Qua sono stati spesi soldi e soldi pubblici che mi sembra che siano finiti nel nulla sia per voi che per chi vive intorno, perché lo sapete voi meglio di me che i cittadini del quartiere rimproverano roghi tossici, furti, scippi, rapine, casino, violenza, e quindi bisogna risolvere questa situazione evidentemente. Questa non è una situazione civile, normale, regolare, abusiva. Si vede occhio nudo. I 2/3 dei rom in Italia vivono come tutti gli altri cittadini italiani nelle case, perché nel 2016 si vive non nelle baracche, non nei container, ma nelle case.